Allora, praticamente ero a cena con questo mio amico che adesso lavora come violinista nella Cherubini e stavamo chiacchierando e mi ha raccontato di come questa esperienza abbia avuto una grande importanza nel suo percorso e quindi mi ha invitato all'IMF e mi sono fidata. Anni e nell'estate del 2022 ho partecipato agli IMF che si sono svolti in Polonia ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Siamo carichi. Quante ore di pullman abbiamo fatto fino adesso? 13. Andiamo? Bene. Dove siamo? Dove siamo in? Ceca. In Repubblica Ceca. Strada. Che li facevano gli MF già da diversi anni, ogni volta al ritorno a scuola a settembre mi raccontavano quello che avevano fatto in quei 7-10 giorni. Di conseguenza ogni volta con questi racconti rimanevo a bocca aperta perché mi sembrava una cosa stupenda, una cosa bellissima. E allora evidentemente vedendo questa mia reazione i miei compagni hanno cominciato: ma dai Alessia, entra anche tu l'anno prossimo, ti iscrivi così andiamo tutti insieme. Allora, appena me l'hanno detto, penso il giorno dopo, il pomeriggio stesso, che mi hanno detto questa cosa, mi sono iscritta subito e ho mandato l'iscrizione. Cosa che davvero ha reso gli MF unici nel loro genere per me è stata proprio questo, ovvero una specie di magia, la combinazione, una cosa che io non credevo che potesse mai accadere, ovvero la combinazione tra amici, musica e divertimento. È sempre, ogni volta, qualcosa di nuovo e di bellissimo, qualcosa di cui non mi sono ancora stancato e non credo che mi stancherò. Grazie all'IMF mi sono portata a casa innanzitutto tantissimi amici che sento anche fuori dalla settimana di convivenza dell'IMF, un grande amore per la musica d'insieme e la fiducia nel potenziale che ha la musica. Please play like this. Impressed me was the first evening when we were singing together
because I've never seen such thing before in my life, and everybody wanted to know you better, to make new friends, and this atmosphere. Yes, I think it's unique. I think such atmosphere is only in EMF. Attente ragazzine sul paion, il quarto sta arrivando sul paion della casa, ma è un eterno e così sia, Maramengo, Tito, Marto, Marto, sia, e la RAI è compagnia sul paion, sul paion. Allora, appena sono arrivata al mio primo IMF, sono rimasta molto basita dal fatto che tutti i ragazzi andassero in massa ad abbracciare questo signore alto con i capelli bianchi e gli occhi azzurri che è il presidente Markus Lanz. Mi ero immaginata un presidente severo, formale, invece mi sono trovata davanti questo signore che andava ad abbracciare e a salutare i ragazzi uno ad uno, e poi è venuto anche da me anche se non mi conosceva. Ladies and gentlemen, the president Markus Lanz in the running of the hall. Appena sono arrivata, la mia prima reazione è stata: oh mio Dio, quanta gente c'è! Non da, tanto dal punto di vista di numero, perché sì, eravamo in tanti, eravamo in 95, ma diciamo quanta gente c'è dal punto di vista della nazionalità, perché gli IMF comprendono circa 7 paesi. Di conseguenza io mi sono trovata in Polonia, che era un paese che non conoscevo, sono trovata davanti, oltre agli italiani, i polacchi, alcuni tedeschi, poi i lettoni. Für eine Woche mi hat total überrascht, wie viele Jugendliche dabei waren aus verschiedenen Ländern. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine, lebe schon länger in Deutschland und faszinierend ist das, wie innerhalb paar Tagen, die sich nicht kennen, wunderbar zusammen singen, spielen, proben, gemeinsam essen, gemeinsame Ausflüge. Und das macht so richtig Spaß. Vor allem, ich spreche grundsätzlich Deutsch, Russisch, Englisch kann ich nicht. Englisch war schon so wichtige Sprache dabei. Everyone, meet to EMF for this moment! Silenzio! Danke, danke. Silenzio is silence. Ciò che non riuscivamo a esprimere attraverso le parole lo riuscivamo a esprimere attraverso la musica, ed era, diciamo, il nostro mezzo di dialogo principale. Aber da es meistens hauptsächlich um Musik geht, die Sprache ist sowas von international und man kann sich gut verstehen, man hat sich wunderbar verstanden. Thank God.
everyone in EMF is different than other places because of people. People here are full of kindness, full of music, they are open. It's a place when you never feel alone. Lì agli EMF, davvero, le persone è come se ritornassero in vita. È qualcosa che non capita praticamente mai qua dove sono io. Almeno io non la vedo. Ed è per questo che ci ritorno sempre. Tantissime risate, perché io penso di non aver mai riso così. Penso sia stato il momento dell'anno in cui ho riso in più di tutti. Bella partita da tutti gli altri, perché qui non si fa solo musica, ma con la musica e nella musica si costruisce un rapporto umano. Infatti la stima che sento non è determinata dal fatto che io sia brava o meno a suonare, ma è una stima prima di tutto per la mia persona, e a partire da questo punto si riesce a suonare molto meglio. I learned that there are lots of other more important things than just perfect performance and brilliant passages. It's a friendship. The way you were preparing together with like-minded people, that you were making music together and you made new friends, and this is what really made me happy. Mi sentivo vivo, mi sentivo a casa ed ero felice come lo ero là, lo sono anche qua, adesso che riparlo di questa esperienza. È semplicemente qualcosa che nessuno può cambiare, nessuno può, tra virgolette, rovinare, davvero. Gli MF sono casa, ovunque si vada. One moment that really touched me was when it was Verdi's last concert and we were singing Non Nobis together. I really don't have enough words to describe this feeling, because in the time I realized that yes, it's already the end, everything has finished, and we will see each other only in next year. But in the same time, I was really happy that I had this possibility to get to know what truly friendship is. Thank you.
Grazie.